Buon pomeriggio. Allora, come promesso, con molta calma, arrivo con le letture dei mesi scorsi. Quindi oggi vi parlo delle letture del mese di marzo. E sono solo quattro libri, quindi penso che la terrò breve, anche perché di tre di questi quattro libri ho parlato in altrettante puntate di Bucatini. Quindi, se volete una recensione un pochino più complessa, approfondita, eccetera, vi invito ad andare ad ascoltare le puntate. Poi magari nell'info box vi scrivo anche quali sono nello specifico, visto che così su due piedi non me lo ricordo. Però partiamo da l'unico libro di cui non ho parlato nel podcast in realtà, che mi è piaciuto anche abbastanza, anche se non mi ha proprio stregata, è il primo volume della saga di Poldark, è proprio Rospol Dark di Winston Graham, edito Feltrinelli, che mi è stato suggerito ancora da qualcuno, ma in realtà è uno di quei suggerimenti che gira nelle community di appassionati di Outlander. Io vedo un collegamento, cioè è il classico: se ti è piaciuto questo, leggi questo. Quindi, se ti è piaciuto Outlander, leggi Poldark. Capisco la base del collegamento, ma non concordo perché li ho trovati due libri, due storie profondamente diverse. Le parti che le accomunano sono l'ambientazione storica, attenzione, non lo stesso periodo storico, però il fatto che siano dei romanzi storici e il fatto che si suddividono in tanti volumi, perché Outlander non so quanti siamo arrivati, comunque 8, 9, e questi pare che siano 8, ma non so se sono finiti, forse ce ne sono addirittura degli altri, però comunque sono saghe lunghe e che solitamente partono da un personaggio o due personaggi per poi andare a muoversi sulla linea temporale dei discendenti, degli amici, dei personaggi secondari che li accompagnano, eccetera, eccetera. In questo primo volume noi facciamo proprio la conoscenza del capitano Rospol Dark. Siamo in Cornovaglia, è il 1783 e il nostro protagonista torna a casa dalla guerra, c'è stata la rivoluzione americana, e lui ha combattuto ovviamente per l'esercito inglese durante la rivoluzione americana, torna a casa per prendere possesso della casa del padre morto di recente. Lui vuole in realtà tornare a casa, dimenticarsi la guerra, dimenticare tutto, riabbracciare la sua promessa sposa Elizabeth e recuperare la casa e i possedimenti del padre, soprattutto la miniera, perché il padre aveva una miniera, e fare una vita tranquilla. In realtà lui torna a casa, scopre che Elisabetta sta per sposarsi con un altro, e che la casa praticamente abbandonata e i servi che la dovevano tenere da conto mentre lui non c'era l'hanno lasciata in uno stato di degrado completo e forse pure e come si dice in questi casi, e anche la miniera non sta molto bene. Quindi lui cosa fa? Si rimbocca le maniche, è tristissimo per la fine di questa storia perché fondamentalmente la sua fidanzata si è messa con un altro perché pensavano che lui non tornasse più dalla guerra, una cosa del genere, non ha perso tempo, ha detto: senti, sai che c'è? Sai che c'è, ciao. E quindi lui si rimbocca le maniche e si mette al lavoro per cercare di dimenticare questo grande amore e ricomincia a far funzionare la miniera, rimette a posto la casa, ma a un certo punto, nel mentre di altre che succedono altre cose all'interno della sua famiglia, salva una ragazzina da una situazione familiare complicata, la prende a servizio e questa ragazzina sarà poi quella che diventerà sua moglie, il suo grande amore, che è Demelza. Infatti, tutta la saga, soprattutto il telefilm, credo che io non ho visto, avrei voluto vederlo, ma non si trova più da nessuna parte. Pare che sia molto molto centrato sulla storia d'amore tra Ross e Demelza, e per quello anche perché è stato paragonato un po' ad Outlander, però devo dire che in queste più di 400 pagine di quell'amore bruciante, la passione, la predestinazione che c'è tra Claire e Jamie in Outlander, io non ho visto assolutamente niente. Non che mi sia mancato, ma è semplicemente una cosa diversa. Quindi, se cercate una cosa del genere, assolutamente non la troverete qui. Però ecco, diciamo che mentre in questo primo volume la storia tra Ross e Demelza
Boh, non lo so, io l'ho trovata abbastanza sottotono, credo che nel telefilm questa parte sia molto più calcata. Allora, il romanzo mi è piaciuto, l'ho trovato mediamente scorrevole, il personaggio del capitano Paul Dark mi è piaciuto molto, però ecco, questa non è una storia libera da problematiche, che per carità è stato scritto nel 45, quindi ok, ci sta. Però ecco, io non riesco a vedere come super romantica la storia tra Paul Dark, tra Ross e Demelza, sinceramente, perché Demelza, quando lui la salva, è tipo, boh, lui è già andato in guerra, è già tornato in guerra, ha fatto già tempo a vivere tre vite, quindi anche ammesso che, io credo che dicano quanti anni ha lui, ma un po', non è giovanissimo, ma non è neanche vecchio. Vabbè, mettete che possa avere 30 anni, fondamentalmente si tira in casa questa che è minorenne e poi questa diventa sua moglie. Quindi, insomma, a me questa cosa non è che ha proprio fatto impazzire, perché più che una relazione, cioè mi è sembrata una relazione non proprio sanissima e super salutare. Ecco, questo è quanto. Però, ripeto, bisogna anche calare i libri nelle epoche in cui sono state scritte. Questo libro è scritto nel 1945, quindi vabbè. Però ecco, se, ripeto, se cercate una cosa alla Outlander, no, per me no. Bella l'ambientazione della Cornovaglia, io già avevo voglia di andare in Cornovaglia, adesso ovviamente ancora di più. Credo che continuerò la saga, sì, ma senza fretta, perché non mi ha colpito così tanto. Un libro invece che mi ha colpito, perché me lo aspettavo veramente molto molto diverso, è questo, ovvero Pietro il Lettone di Georges Simenon, ovvero La prima inchiesta del commissario Maigret, edito Adelphi. Io ho letto questo romanzo per un gruppo di lettura a tema per Bucatini e devo dire che mi ha molto colpito, perché anche se è un libro scritto negli anni 30, ho trovato la prosa molto molto moderna, così come molto moderna anche la rappresentazione proprio del nostro protagonista, ovvero del commissario Maigret. Questo romanzo dà il via a tutta un'altra serie di storie con Maigret come protagonista, sono veramente tantissime, ma veramente tantissime. E ecco, addirittura qua dice 75 romanzi e 28 racconti dedicati alle inchieste di Maigret, quindi è una produzione molto molto ampia. E la storia in breve è il commissario Maigret che rincorre questo Pietro il Lettone, cioè questo criminale internazionale in grado di assumere altre identità mescolandosi alla folla, scappando, fingendosi altre persone. E lui per tutto il romanzo, lui in realtà lo individua subito nelle primissime pagine, e tutto il romanzo è una sorta di lunghissimo pedinamento alla ricerca quasi di una confessione da parte di Pietro il Lettone, che poi torniamo indietro, poiché all'inizio si trova un cadavere in un treno e Maigret è convinto che sia colpa proprio di questo criminale. Diciamo che qui l'importante non è scoprire chi è il colpevole, perché noi il colpevole lo sappiamo già da subito, ma è proprio il modo in cui Maigret si muove all'interno della storia e all'interno dell'indagine, che non è un'indagine come i nostri thriller moderni ci hanno insegnato, ovvero con la raccolta delle prove, l'analisi e tutto quanto, ma proprio è più un'indagine psicologica. E anche una sorta di, non so come dire, di pressione sul colpevole fino ad arrivare al momento del crollo. Questa cosa mi ha ricordato moltissimo un altro commissario molto famoso, che è, anzi un tenente molto famoso, che è il tenente Colombo. Maigret fa più o meno quello che fa Colombo in ogni puntata del telefilm, ovvero lui capisce subito chi è il colpevole e poi lo torchia, gli fa perdere le staffe, gli fa perdere la pazienza, finché alla fine uno dice: "Senti, hai rotto le palle, sono stato io, basta che ti levi, basta che mi molli, mettetemi in galera, portatemi via da questo qua che mi sta angosciando, ciao."
Allora, più o meno l'idea è questa. Io adesso ve la sto raccontando in maniera molto, molto divertente, però non è divertente, cioè non, è un giallo che si legge molto volentieri, ma ha anche dei risvolti psicologici, anche mediamente drammatici, devo dire, che si legge piuttosto in fretta. Mi ha stupito perché mi aspettavo qualcosa di molto più macchinoso, anche proprio nella prosa. E invece no, quindi ve lo consiglio, ma ovviamente non dovevate aspettare me, visto che sono libri che conoscono tutti. Ma ok, che vi devo dire? Io l'ho letto solo adesso. Non voglio terminare con un libro che non mi è piaciuto granché, quindi ve ne parlo prima di quest'altro che invece mi è piaciuto. È un libro che non ho qui con me perché l'ho in negozio, perché l'ho messo in vendita, perché mi è piaciuto talmente poco che non mi interessa conservarlo. Sto parlando di uno dei candidati al premio Bergamo, ovvero La vita adulta di Andrea Inglese, edito Ponte alle Grazie. La premessa di questo romanzo, molto interessante, ovvero cosa significa diventare adulti, cosa significa prendersi delle responsabilità da adulti nella nostra epoca contemporanea. E per capire cosa significa, indaghiamo le vite di due personaggi che sembrano distanti tra loro sia per età che per posizione geografica, ma che hanno un filo conduttore comune, ovvero l'arte. Abbiamo infatti, io adesso non mi ricordo neanche i nomi dei protagonisti, perdonatemi, però lui e lei, chiamiamoli lui e lei. Lui è sposato con una bambina piccola. Fa il critico d'arte, quindi scrive su riviste del settore, organizza mostre e quant'altro, ed è una sorta di bivio in cui vede la sua vita quasi terminata, proprio a livello di nuove esperienze. Si trova quasi un po' incastrato, in questa, immobilità. Che lui vede nel matrimonio e si sente un po' quasi in trappola, come se questa situazione in cui è in questo momento, ovvero sposato con una bambina, con una casetta nuova in periferia, come se tutto questo gli impedisse di fare nuove esperienze. Quindi si trova in questa situazione in cui si sente quasi braccato, senza possibilità. Lui ha una quarantina d'anni. Lei invece è circa di 10 anni più giovane e sta a Berlino ed è un artista che lavora in diversi collettivi femministi, che fa della sua arte un baluardo del femminismo e del suo schieramento politico e tutto quanto. E anche lei, però, dopo una relazione fallita e dopo anche aver perso un po' l'interesse da parte dei critici e dell'ambiente artistico, non sa bene come continuare questa sua attività e cosa fare di se stessa. I due non si incontreranno fino praticamente alla fine del romanzo, che però devo dire a me non è piaciuto granché. Prima di tutto, anche se le premesse erano buone, ho trovato tante parti molto autocelebrative dell'autore, con molti riferimenti ad artisti semisconosciuti, a critici d'arte, a movimenti artistici, insomma. In alcuni momenti mi è sembrato quasi che ci fossero un po' delle lezioncine che ai fini della trama non servivano granché e che a me hanno fatto sinceramente perdere un po' l'interesse e anche il filo del discorso. La rappresentazione di questa donna, che fa dell'arte appunto la sua rivoluzione il suo statement all'interno del mondo. Non solo non mi ha convinto, ma mi è sembrata una versione molto, cioè la classica femminista descritta da un uomo che di femminismo non capisce granché, quindi che usa il sesso per rompere gli schemi, ma come un uomo si aspetta che una donna farebbe, non so se mi spiego, quindi in maniera poco convincente. E senza contare che poi sul finale ci sono proprio delle scene che mi hanno anche un po' disturbata in quanto a eccessi gratuiti, diciamo così. Detto ciò, un romanzo che non mi ha lasciato granché se non un senso un po' di fastidio, ma non quel fastidio buono non so se vi ricordate, Sembrava bellezza di Teresa Ciabatti, che è un romanzo che a me ha infastidito moltissimo, ma che ho amato profondamente. In questo caso per me non ha funzionato, almeno con me non ha funzionato e non mi ha dato neanche, non solo delle risposte, perché i libri non devono dare necessariamente delle risposte,
ma è come se avesse posto anche le tre domande sbagliate. Quindi non lo so, non mi ha convinto e sinceramente, ecco, è uno di quei romanzi che io non consiglierei tanto, non mi ha proprio colpita. Però passiamo invece a un romanzo che mi ha colpita moltissimo, che mi è piaciuto molto e che mi ha fatto piangere veramente a fontana. Sto parlando di... Avevo giurato di non nominare più questa autrice perché non so come si pronuncia di preciso, anche se ho ascoltato su Google la pronuncia, ma non ce la farò lo stesso. Quando le montagne cantano di Nguyen Phan, che mai, ok, edito Nord, e che è una saga familiare. Spalmata su 50-60 anni di storia, sì, quasi, in realtà quasi tutto il Novecento. Siamo in Vietnam e nel nostro presente, Diolan e la sua nipotina Wong scappano, sotto i bombardamenti americani. Sono ad Hanoi e siamo in piena guerra del Vietnam. Praticamente da questo nostro presente in cui Diolan e la nipote sono da sole ad Hanoi e aspettano il ritorno della madre di lei, ovvero della figlia di Diolan, e anche dei suoi zii, cioè gli altri figli, va bene, abbiamo capito. La nostra protagonista, che è appunto la nonna della ragazzina, ci racconterà, è la voce narrante del passato, ci racconterà della storia dei suoi antenati, ovvero dei suoi genitori, poi della sua storia e fino ad arrivare ai giorni nostri. Questa storia familiare praticamente è la classica storia personale che si intreccia alla storia con S maiuscola, quindi gli avvenimenti di questa famiglia che ripercorrono tutte le date salienti, gli avvenimenti salienti del Novecento del Vietnam. Quindi noi così conosciamo non solo quello che succede a questa famiglia, tutte le tragedie, i drammi, veramente una cosa tremenda, intersecati agli avvenimenti storici più importanti. Io adesso non starò a spiegarvi di nuovo la trama, anche perché è passato veramente un po' di tempo, quindi non ricordo i dettagli, ma posso raccontarvi le sensazioni che mi ha lasciato questo libro, che sono delle sensazioni sì drammatiche per tutto quello che questa famiglia è costretta a vivere insieme a tante altre persone, che poi è una storia inventata, ma che può benissimo, ricalcare veramente le vicende di una qualsiasi famiglia del Vietnam di quegli anni, ma intervallata a grandi momenti di speranza e di positività, perché comunque questo è uno di quei classici romanzi che ci insegna che anche nelle disgrazie, che anche nelle tragedie c'è sempre uno spiraglio. È un'idea un po' buonista, è un'idea un po' ottimista, sì. Però penso che ogni tanto ci sia bisogno anche di questo. A me piace leggere anche queste storie proprio per capire che anche quando tutto sembra perduto, non è mai necessariamente vero. E se magari succedono delle cose molto brutte da una parte, possiamo cercare di trovare il bello in altre cose. Ovvio, tutto riportato a livelli diversi, perché ecco, io non vivo in guerra e non mi hanno bombardato la casa e la mia famiglia non è mezza morta. Ovviamente prendiamo le cose un po' con le pinze. È comunque una storia che mi ha fatto scoprire una parte di mondo che conoscevo poco, con le sue tradizioni, con i suoi avvenimenti storici. L'ho trovato estremamente affascinante. La descrizione del Vietnam è, io l'ho trovata ovviamente senza esserci mai stata, però molto realistica e veramente mi è piaciuto tanto. L'ho letto, ecco, con l'ansia di sapere che forse prima o poi qualcosa si sarebbe sistemato. L'ho letto molto volentieri, è stata una splendida lettura, molto emozionante, molto commovente, è stato bello. Quindi io ve lo consiglio tanto, soprattutto se amate le saghe familiari, credo che sia stata proprio una bella lettura in tal senso, e potrebbe in realtà anche essere un buon libro da ombrellone, perché sì, queste saghe io ce le vedo bene, nonostante il dolore, nonostante tutto, però con lo spiraglio di speranza. Spero
secondo me lo rende adatto anche a una lettura da ombrellone. Quindi, questo era Quando le montagne cantano, di autrice che non nominerò mai più, per favore. E questo era l'ultimo libro letto a marzo. Piano piano recupererò anche gli altri mesi. E diciamo che questo è quanto. Spero che questo video vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere se avete letto qualcosa di interessante o se conoscete qualcuno di questi libri. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!